Ovidia in provincia di Siracusa, mi recai a Roma all'Accademia d'Arte Drammatica per fare l'esame. La commissione era formata da Andrea Camilleri, il direttore di allora si chiamava Ruggero Jacobbi, Rossella Falche, Monica Vitti, Mauro Bolognini, Romolo Valli, tutti i più grandi attori del teatro italiano. I ragazzi di quell'età in genere portano 18 anni, 19 anni, più vivo, picciotti. E vabbè, resistiamo, signora, resistisse da oltre 5 minuti, non è diluvio, voglio dire. I ragazzi di quell'età portavano le femminucce Giulietta, i maschietti Romeo, mi chiedono, allora ci si dava del lei nel 77, signor Lo Monaco, lei che cosa porta? Io porto l'Edipo Re di Sofocle. Dice, ma come Edipo? Non è un personaggio da ragazzo, non ha la maturità, è un uomo maturo, che un dittatore che ha sconfitto la Sfinge, ha ammazzato il padre, si è sposato con la madre, ha avuto dei figli. Dice, come mai? Perché io lo faccio molto bene. Dice, vabbè, cominci. Io ovviamente credevo di parlare la lingua italica e attaccai. O ricchezza, o forza del potere, arte che più di ogni arte sopra nella vita, quanta invidia, oh! Quanta invidia in questo regno, se per questo regno il fedele, sì, fedele amico dei tebani, Creonte, desidera cacciarmi con inganno, egli mi ha messo contro questa razza di indovino, un vagabondo, insidioso, che crede solo nei guadagni e mai nella sua arte. Io dimmi, no, dimmi, forse sei stato profeta qualche volta, eccetera, 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 finì questo monologo. I professori, chi era scappato da quell'aula, chi era piegato in due dalle risse, chi si era infilato sotto le cattedre perché non ce la facevano più. Io ovviamente avevo 19 anni, era la prima volta che uscivo dalla Sicilia e mi misi a piangere. Dici, ma perché sta piangendo? Cominciarono a consolarmi, dico no, perché ho capito che è finita, i miei genitori mi avevano dato solo questa possibilità, se passi all'Accademia bene, se no ti aspetta l'Università di Giurisprudenza a Catania. E chiedeva, no, quando mai? Ci sei piaciuto molto. Dico, ma come? Io facevo Edipo Re e voi ridevate. Apposta per questo, per la faccia tosta. Nel cartellino di esame c'era scritto: possiede un accento siciliano terrificante, ma è accompagnato da una tale sicurezza e faccia tosta che probabilmente studiando potrà fare l'attore. Dopo fui ammesso, però bisognava fare, passare un secondo esame dopo 3 mesi, apposta per capire se era possibile sistemare questo accento che devo dire nei siciliani e nei sardi è difficilissimo. E allora, qual è il problema di noi siciliani? Le vocali aperte, amore, sole, lavoro, e allora tutto il lavoro con l'insegnante di dizione era stringi, 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 tutte le, pensa una U, tu dici una O, ma poi quindi lavoro, no? Più se lavoro, se tu dici pensi alla U, lavoro, tesoro, eccetera. Dopo 3 mesi dovevamo presentarci tutti, maschietti e femminucce, davanti al direttore per superare l'esame definitivo e poi fare 3 anni, e tutti dovevamo portare un breve monologo di Amleto dal secondo atto. Cominciarono gli altri miei giovani compagni di scuola, di studio. Quando arrivò il mio turno, il mio Amleto suonava così: o ricchezza, o forza del potere, o arte che più di ogni arte, che villano sono io, se per semplice finzione questo commediante posso scolorare il sembiante e fare vedere che re. Bravo Lo Monaco, bravo, temperamento, studio, capacità interpretativa, ma sembri un vecchio barone russo decaduto.